siamo alla casa cantoniera del Tirso, una cosa piuttosto inquietante. Aspettami, Eia. Allora, questa è la situazione. Io cercavo una cantoniera, t'ho beccatela, eccola qua, e non è malaccio. Allora, qui abbiamo anche, lì c'è la mia amichetta, qui abbiamo anche più piani. Allora, accendiamo le luci. Sì, qui penso proprio che fosse un qualcosa tipo della polizia, cioè presidi di, vedete il vecchio cassone dell'acqua? Presidi delle forze dell'ordine. Ora bisogna stare un po' attenti, perché se notate il tetto è un po' alta. Allora, vedete come funzionava prima la cucina? Qui siamo sempre fuori. Ora io potrei anche provare a scendere se le scale mi reggono. Ci sono molti detriti. Qui il portone è stato. Qui c'erano gli animali, vedete la stalla, tipo, no, non so, ma questa è, no, qui abbiamo una sorta di fornetto, particolare la struttura del che è fatta in questo modo. Vorrei far vedere la cura messa in particolare di questo luogo. Questo è uno stanzino. Sì, uno stanzino. Questo è il portone ed è murato, particolare. Si possono riconoscere ancora i colori originali e la ringhierina. Proviamo a vedere se queste scale reggono e come potrebbe essere. Ma ci sono davvero tanti detriti. Faccio vedere la situazione qui perché qui è tutto crollato e non vorrei rischiare.
Quindi riscendo perché anche la situazione delle scale è un po' particolare. Oh, yeah. Si scivola piuttosto. Le scale, anche queste, sono già un po'. Sentite fuori mio marito con la mia amica. Ci sono troppi detriti, non salgo di più. Quello che mi spaventava era un po', scusate. La struttura è particolarissima, questo cancello. Dicevo, è molto particolare le volte di questo caseggiato. Ecco, qui c'è un'altra stanza che è murata, un'altra parte di caseggiato. Qui ancora resiste senza vetro la finestra. Ora, io non so come poter eventualmente, vi posso far vedere le strutture che sono adiacenti a questa struttura principale, perché non so, lì è chiusa la porta. Comunque vi faccio vedere. A parte quel cavallo bellissimo pezzato, oh, è pieno di cavalli. Vedete anche la parte superiore. Allora, qui ci sono vari caseggiati che sicuramente servivano per gli animali. Guardate che particolare quella pietra. Ok, e questo è quanto. Guardate come resiste qui questa mensola. Benissimo, queste dovrebbero essere, infatti, se notate, delle. Sapete quelli che. I piloni che si trovano per strada? Quelli antichi, antichi. I piloni che si trovano per strada con i catarri frangenti. Vedete? Guardate, vedete? Perfetto. Bene, grazie casa cantoniera. Mi sono tolta uno sfizio perché veramente questa casa cantoniera merita.